Esercizio 9, libro Amaldi. Tra le armature di un condensatore piano c'è il vuoto, ogni armatura è circolare a quest'area qua. Densità superficiale di carica sull'armatura positiva passa da questo valore a quest'altro in praticamente 15 millisecondi. Due domande: la corrente di spostamento fra le armature e la circuitazione del campo induzione magnetica che viene indotta lungo un cammino che è il contorno di una superficie circolare interna al condensatore uguale a quella delle armature parallela a esse, cioè alle armature. Questi sono i risultati, questa è la corrente di spostamento e questa è la circuitazione del campo B. Lo svolgimento, qui vediamo il condensatore in fase di carica. Arriva la corrente elettrica da sotto, questa è l'armatura positiva, e aumenta la carica sull'armatura positiva e anche su quella negativa. Infatti noi sappiamo che la densità di carica aumenta da questo valore a quest'altro in questo tempo. Sappiamo anche che se arriva corrente elettrica attraverso questi due fili, questo filo qua, anche dentro il condensatore deve esserci la stessa corrente elettrica, anche se di una forma diversa. Dentro il condensatore si ha la corrente di spostamento. Però l'intensità della corrente di spostamento è uguale all'intensità della corrente nei fili. E questa corrente di spostamento è prodotta dall'aumento del flusso elettrico. Infatti qui c'è un campo elettrico nel condensatore che diventa sempre più intenso perché il condensatore si sta caricando. Quindi le armature diventano sempre più cariche, il campo elettrico sempre più intenso e quindi anche il flusso elettrico aumenta. Questo flusso elettrico che aumenta dentro il condensatore dà origine alla corrente di spostamento. Inoltre il testo del problema dice di prendere una linea che ha un contorno circolare esattamente uguale alle lastre circolari del condensatore e chiede di calcolare la circuitazione del campo B che nasce su questa linea. Nasce un campo B con la circuitazione non nulla, quindi un campo B rotazionale, perché questo campo B è generato dalla corrente di spostamento. Con la solita regola della mano destra noi mettiamo le linee, anzi mettiamo il pollice lungo la corrente di spostamento e le dita ci danno il verso delle linee di B. Quindi il campo B ruota in questo senso, antiorario. E la circuitazione di questo campo B è data dalla legge di Ampère Maxwell, cioè μ0 per le due correnti che sono sorgenti del campo B. La corrente normale di cariche positive che non c'è dentro il condensatore perché non c'è il filo, più la corrente di spostamento che invece c'è. E è uguale questa corrente di spostamento, come abbiamo detto prima, alla corrente che scorre nei fili esterni. Quindi è uguale a I. E la corrente che scorre nei fili esterni è uguale a Q punto. E infatti è anche questa corrente, per esempio, se passano, vedremo che passano circa 72 nanoampere, vuol dire che 72 nanocoulombe ogni secondo attraversano una sezione qualunque di questo filo e vanno a depositarsi su questa armatura. Quindi 72 nanocoulombe è la rapidità con cui aumenta ogni secondo la carica sull'armatura, cioè ogni secondo questa carica, Q punto, vuol dire che ogni secondo questa carica aumenta di 72 nanocoulomb. Quindi la corrente che scorre nel filo è pari all'aumento, alla rapidità con cui aumenta la carica elettrica su queste armature. Quindi per calcolare la circuitazione di B, la nostra incognita, non starò a calcolare veramente la corrente di spostamento, ma calcolerò semplicemente la corrente nei fili, tanto il valore è lo stesso. E la corrente nei fili la calcolo come derivata, della carica elettrica sulle armature. Il dato del problema è la rapidità di aumento della densità superficiale di carica sigma. Noi sappiamo che la densità di carica sigma è per definizione il rapporto tra quanta è la carica che sta su ciascuna armatura diviso l'area dell'armatura. Quindi la carica diviso l'area. Con la formula inversa ricaviamo la carica sull'armatura, per esempio positiva, sigma per A. E noi dobbiamo fare la derivata di questa carica, quindi Q punto è la derivata di sigma per A.
ma non cambia l'area, l'area è fissa, 15,5 cm quadrati. Quello che cambia è invece la densità di carica superficiale. E quindi devo derivare la densità di carica superficiale e la posso calcolare questa derivata in realtà come rapporto incrementale, non sarebbe veramente la derivata. Per essere la derivata l'intervallo di tempo deve essere infinitesimale. Qui l'intervallo di tempo è di 15 millisecondi, è piccolo ma non è infinitesimale. Comunque noi possiamo approssimare il rapporto incrementale, cioè di quanto varia la densità di carica superficiale diviso quanto tempo passa, lo posso approssimare più o meno con la derivata. Quindi questo faccio finta che sia sigma punto. E quindi sigma punto è di quanto è variato la densità di carica superficiale, è variata di 0,70 microcoulomb al metro quadrato diviso quanto tempo ci ha messo a variare, 15 millisecondi. E questo calcolo ci porta a questo risultato, 46,6 periodico microcoulomb su metri quadrati per secondi, che vado a sostituire qua. Ecco qua il valore di sigma punto, lo moltiplico per l'area dell'armatura, quindi 15,5 per 10 alla meno 4 metri quadrati, e questa moltiplicazione mi dà Q punto, cioè mi dà la corrente che scorre nel filo, è circa 72 nanoampere. Ora che ho Q punto lo vado a sostituire qui per trovare l'incognita del nostro problema, cioè la circuitazione del campo B. Circuitazione del campo B uguale M0 per la corrente di spostamento, abbiamo detto che però la corrente di spostamento è uguale alla corrente normale che era Q punto, quindi M0 Q punto. Q punto è questo valore qua e quindi il calcolo finale ci porta un valore molto piccolo di circuitazione, 9,1 per 10 alla meno 14 newton su ampere.